e i propositi che abbiamo attraverso questi incontri in presidenza provinciale. Questo è l'ultimo che facciamo, abbiamo fatto, questo è il sesto in ordine di tempo, in realtà quelli dei quattro, perché quello di Cremona ha fatto un incontro di volontari perché c'è una situazione un po' particolare, ma comunque è l'ultimo incontro che facciamo, l'ultimo incontro di zona, di ambito, chiamiamolo come vogliamo, insomma, ecco, di questa delimitazione che abbiamo dato alle zone per, come sedi per conoscerci, confrontarci e provare a capire insieme qual è lo stato dell'AUS e soprattutto con quali obiettivi, con quali risorse pensiamo di rilanciare l'attività di AUSA. Chi c'era nel direttivo di fine settembre sa, l'abbiamo detto in quella sede, che gli ambiti che abbiamo definito tre per Crema, due per il cremonese e uno per il cremasco, per il casalasco, non sono appunto ambiti rigidi o comunque tali da prefigurare una nuova organizzazione dell'AUSA, ma sono funzionali a individuare i perimetri dentro i quali circoscrivere le aree per appunto facilitare questo processo di conoscenza e di confronto, nel senso che poi dentro questi, ogni ambito le AUSA hanno magari rapporti diversi dal punto di vista istituzionale o rapporti anche con altre aree. Quindi intendiamoli così, come una definizione che ci fa comodo finché non troviamo qualcosa di meglio. Ci siamo proposti attraverso questi incontri di appunto provare ad ascoltare le opinioni dei nostri presidenti, dei volontari, sul cosa si intende per riorganizzazione dell'AUSA, o meglio, come l'AUSA per poter perseguire gli obiettivi che vanno anch'essi ridefiniti, debba riorganizzare la propria struttura. E la prima considerazione che è venuta fuori, che sta venendo fuori, condivisa, anche se ancora non viene individuata in modo chiaro qual è la possibile risposta, è quella di dire che, pur ribadendo la necessità di avere sul territorio le singole ala, anzi trovare modalità perché possano diffondersi e esserci anche là dove adesso non ci siamo, ci siamo detti tante volte, non siamo presenti in 47-48 comuni della provincia rispetto ai 115 comuni, quindi siamo meno della metà, poco più della metà sul cremasco, un po' meno dalle altre parti. Quindi l'obiettivo è quello di confermare la scelta la presenza di ogni ala in ogni comunità dove questo è possibile e quindi sostenere il legame che c'è tra quella comunità e i nostri circoli, perché quei circoli sono espressioni di quel territorio. Però questo da solo non basta più, non basta più perché cercate modalità di rapporto tra le ala per poter scambiarsi l'esperienza, ma anche per poter eventualmente concordare o concorrere a gestire alcune attività. Non basta più perché gli stessi rapporti con le istituzioni stanno cambiando velocemente. Adesso in molte realtà, in realtà si è già andati avanti, poche per la verità, comunque nella complessità dei comuni si sta ragionando sulla necessità, probabilmente diventerà un obbligo in tempi anche ravvicinati, di aggregazioni diverse. I piccoli comuni stanno venendo sempre meno come entità con risorse e così via, anche se sono una garanzia per la riconoscibilità dei territori e per la possibilità di dare servizi a quei territori, però la situazione richiede un salto diverso.
si sta quindi ragionando su possibili aggregazioni, che speriamo non vanno a scapito della capacità poi di rispondere ai bisogni dei territori, che porteranno anche la nostra associazione a doversi rapportare probabilmente in prospettiva con livelli istituzionali diversi, aggregazioni comuni oppure con la dimensione distrettuale, distretto di Crema piuttosto che Cremona o del Casalasco. Una situazione che è in grande movimento anche per quanto riguarda per esempio il sistema sociosanitario, non so quanti di voi hanno sentito, ma comunque nei prossimi mesi dovranno per forza di cose capirne un po' di più, che c'è la riforma sanitaria regionale che supera le ASL dal 1 gennaio teoricamente, non so se dal 1 gennaio o qualche mese dopo, non ci sarà più l'ASL, ci sarà l'ASL verrà sostituita da ATS, Azienda Territoriale per la Salute, che è il corrispettivo dell'ASL, che però per Cremona cambia perché non sarà più la dimensione provinciale di Cremona, ma verrà insieme Cremona e Mantova. Poi dentro lì ci sono i distretti, saranno le ASST, aziende socio-sanitarie territoriali, che sono articolati in distretti, Crema dal suo distretto, Cremona, Casalasco il suo, Mantova il suo. Però ecco, cambiano i riferimenti, ma non solo dal punto di vista diciamo così, del nome, cambiano dal punto di vista proprio anche della diversa organizzazione dei servizi che avrà sul territorio. Quindi noi dobbiamo capire come associazione, come rapportarci, come essere in grado di continuare l'attività sui singoli territori, ma avendo presente questa dimensione che diventa anche la condizione con la quale noi dovremo, il riferimento istituzionale con la quale dovremo rapportarci per, probabilmente per le convenzioni o per la gestione di alcuni servizi che hanno carattere sovracomunale. Però per fare tutti questi ragionamenti c'è bisogno che tra le ARA ci sia intanto uno scambio di conoscenza, cosa che adesso c'è in modo molto limitato, anche qui in poche realtà. Negli incontri che abbiamo fatto nelle altre zone è stato da tutti coloro che hanno partecipato condivisa l'esigenza di conoscersi, di scambiarsi e di aiutarsi anche dove è possibile, perché questa è la condizione per cercare di far meglio quello che sta facendo, ma soprattutto anche di guardare a quella nuova dimensione che si sta determinando. Quindi questo è lo scopo principale della riorganizzazione, partendo, non lo faccio lungo perché poi lascio la parola a Mauro Ferrari che entrerà un po' di più nel merito, partendo diciamo così da quelli che sono gli obiettivi che l'Auser si può dare, cioè Auser che deve recuperare dalla sua carta di valore, dal suo statuto, recuperare l'identità, il suo diciamo così ridefinire e rivalutare quelli che sono i contenuti della propria attività, che sono certamente quello di fare volontariato, servizi alla comunità, ma è ancora prima quello di offrire opportunità attraverso l'aggregazione, l'associazione di cittadinanza attiva, di accesso, di conoscenza dei diritti, di apprendimento permanente, cioè di tutta una serie di attività che migliorano la condizione della persona. Quindi ribadire questi concetti e trasformarli in una struttura organizzata che sia in grado di perseguirli in modo più adeguato. Ogni singola realtà, che sarà espressione, continuerà ad essere espressione delle specificità di quel territorio, ma insieme ad altri anche per dare valore, perché noi adesso abbiamo un sacco di attività che però vengono riconosciute in quel territorio, il valore aggiunto all'insieme di queste attività è scarsamente valorizzato, anche per riconoscere da voi tanti volontari che ci sono, ma per dargli valore e per dargli motivazioni anche a continuare o a trovare energie nuove che devono poi supportare questa attività. Quindi quella che noi chiamiamo la conferenza di organizzazione non è altro che un percorso, non è un appuntamento fisso in una tal giornata per cui decidiamo le sorti, no, è un percorso a tappe che deve consentirci di, attraverso le opinioni, attraverso la valutazione su ciò che stiamo facendo, consentirci di riattrezzare, riorganizzare la nostra struttura per rispondere meglio e soprattutto per dargli respiro in prospettiva.
la chiusura di questo percorso sarà, sarà quella naturale, che è il congresso del 2017, quindi tra un anno e mezzo siamo abbastanza vicini. Quello che ci proponiamo, e qui mi fermo, è quindi di raccogliere opinioni, raccogliere domande, valutazioni anche critiche rispetto al progetto che stiamo delineando, portarlo in una sede, se sarà un direttivo il 28, sabato 28, definire lì alcuni obiettivi strategici di progetto e organizzativi, in modo tale da ritornare nelle ala, riconvocare questi incontri di zona, non più per parlare in modo generico, ma per stare su alcune questioni molto molto specifiche che attengono a quella zona o alla dimensione più complessiva dell'ausa, e in pratica cominciare a mettere in campo alcune innovazioni, alcune modifiche sulla struttura organizzata dell'associazione, perché siano, diciamo così, più coerenti poi con gli obiettivi che ci proponiamo. E stiamo parlando, tra questi obiettivi, oltre che a continuare tante attività stanno facendo, anche quella di, appunto, di costruire una rete che consenta di mettere in rapporto tra loro le ala, ma anche di supportare alcune attività che potrebbero avere una dimensione comprensoriale o almeno distrettuale. Ci stiamo interessando per definire cosa poter fare sull'amministrazione di sostegno, per esempio, ma vale per i disabili o per altre attività che possono essere oggetto di attività comprensoriale e contemporaneamente anche di supporto alle ala stesse. Quindi ecco, questo è l'obiettivo. Chiediamo quindi a voi presenti e attraverso di voi, i vostri direttivi, di fare uno sforzo di partecipazione e di, soprattutto, di contributo. Per noi i volontari sono importanti per quello che fanno, ovviamente, ma devono esserlo anche per l'apporto che ci danno, anche perché, conoscendo le difficoltà delle attività che vengono fatte, rapportandosi con le loro comunità, possono darci quegli input, quei suggerimenti che sono utili a ricalibrare e definire di volta in volta l'assetto dell'associazione, di un'associazione che ha l'ambizione di essere così presente sul territorio, di poter svolgere anche un ruolo diciamo così, molto preciso anche di punto di vista e di indirizzo, sia che riguardi l'apprendimento permanente, sia che riguardi la gestione del welfare, dei servizi alla persona. Mi fermo qui, lascio parola a Mauro, che conoscete, credo, conosciate già tutti, Mauro Ferrari, che è un collaboratore di AUSA, professionista nel campo della formazione e che ha una conoscenza molto precisa, molto approfondita delle associazioni del terzo settore, del volontariato in modo particolare, che ci aiuta a introdurci nel percorso, appunto, della riorganizzazione, della riscoperta anche delle motivazioni che portano poi all'impegno volontario, per poi lasciare la parola a voi e raccogliere le vostre opinioni, che cerchiamo di tradurre in quella proposta che andremo a portare nel direttivo del 28. Mauro? Ben trovati o ben ritrovati. Adesso il mio compito è semplice, devo traghettare questo incontro fino al rinfresco, quindi più rapido sono, meglio è per tutti. In realtà è fondamentale che questo incontro diventi un incontro dialogico, cioè che ciascuno poi possa dire la propria, insomma, che non ci sia solo gli organizzatori dell'incontro a parlare, ma che questo stile, questa modalità per cui il centro si sposta alla periferia, cioè Cremona viene qua così come negli altri posti, gli incontri a Casalasco oppure negli altri luoghi della provincia, testimoniano un po' il desiderio di attivare l'ascolto rispetto alle esperienze che ci sono ai circoli e alle varie esperienze di servizio che i volontari e i dirigenti Hauser stanno svolgendo.
e quindi è fondamentale che approfittiamo di queste occasioni proprio per scambiarci opinioni, pareri, difficoltà, ma anche esperienze, no? L'incontro la settimana scorsa a Pandino, già in atto il gemellaggio tra Pandino e Rivolta, lì grazie ai biscotti e allo zenzero di Loretta, credo, soprattutto. È nato un gemellaggio, no? Detto che sta succedendo qualcosa. È nata l'idea di fare un gemellaggio, bene, detta così. Culinario. Anche. E partirei da alcune cose che ci siamo detti con chi ha frequentato il corso che abbiamo fatto insieme all'inizio anno, insomma a primavera di quest'anno. E ricordo che uno dei temi su cui ci siamo confrontati era se possiamo considerare i volontari come degli antidoti, come degli antivirus, direbbero gli informatici. Cioè se consideriamo come una delle grandi patologie, una delle grandi malattie del nostro sistema sociale, per me che mi capita in questa fase della vita di insegnare alle future assistenti sociali all'università, se riconosciamo nella solitudine delle persone una delle malattie più gravi che hanno le nostre comunità, i nostri paesi, senza arrivare agli eccessi, agli estremi di persone che vengono trovate morte dopo giorni in casa perché semplicemente nessuno aveva rapporti con quelle persone, nessuno si è preoccupato che quella persona non usciva di casa, non andava o non telefonava o non si faceva viva, purtroppo, letteralmente. E a volte capita anche nei paesi, non solo nei grandi, come dire, quartieri periferici delle città che di solito sono l'emblema della solitudine delle persone, perché stiamo assistendo a uno sfilacciamento, una frammentazione delle relazioni, anche nei nostri paesi, anche nelle nostre piccole comunità locali. E come ci è capitato di riflettere con chi ha frequentato questa sala durante quegli incontri, noi possiamo considerare, possiamo senza per questo definirci né martiri meno che mai in questo periodo, neanche santi o eroi, semplicemente come persone che mettono a disposizione il proprio tempo per, sì, svolgere delle attività, dei servizi, ma per costruire relazioni, per tessere relazioni, per tenere insieme le persone che altrimenti sarebbero isolate nelle loro case. E se questo è vero, appunto, malattia e terapia, ecco, siamo delle specie di guaritori, da questo punto, perlomeno ci proviamo. E in questo senso, vado un po' veloce, però insomma, no? Mi sembra che i passaggi siano chiari, così mai appunto entriamo ancora di più nel merito. E io è uscito un termine, ero a Bologna per via del nuovo lavoro che mi tocca fare, è uscito un termine, quello delle moltitudini precarie. Cioè non capita solo agli anziani di essere soli, ma sempre più ci sono famiglie di persone separate, traiettorie che significa spesso anche impoverimenti, isolamenti, cioè ci sono situazioni le più diverse che ci raccontano di luoghi, anche quelli in cui abitiamo, che non sono così più solidi o stabili come lo erano qualche generazione fa, in cui forse i destini delle persone erano molto più rigidi, per cui si sapeva che il figlio del contadino avrebbe fatto il contadino, difficilmente avrebbe avuto accesso a studi piuttosto che a professioni diverse, e adesso la situazione si è resa sì molto più fluida, ma anche molto più lacerata, molto più, appunto, se i destini si sono separati. E qui c'è una prima considerazione importante, che significa che noi possiamo vedere tutte le attività, penso al trasporto sociale o alla telefonia, no? Il trasporto sociale fisicamente incontra le persone e sappiamo, io l'ho imparato frequentando Hauser a Mantova durante lo stesso percorso di formazione sulla telefonia, in cui un presidente di un circolo ha scritto, lui faceva anche l'autista, il trasporto sociale, e ha scritto, ha raccolto queste storie e le ha fatte diventare un libretto, si chiama I racconti del pulmino, perché molto spesso nel momento in cui si trasportano le persone si realizza una relazione di fiducia tra persone strane, nel senso che non ci sono legami di parentela o di sangue cosiddette o di vicinato, non è detto che, no, che il volontario Hauser o la volontaria Hauser che va a prendere la persona per accompagnarla a fare le visite piuttosto che le terapie si conoscano già, però si frequentano. E sembra paradossale, ma proprio l'assenza di legami, di parentela, di sangue, di vicinato, a volte fa sì che scattino delle relazioni, come diceva uno dei volontari mantovani, si scattano a volte delle relazioni intime, cioè le persone raccontano. Vuol dire che hanno una necessità fortissima, sì, poi avranno probabilmente necessità economiche, pagare le bollette,
guai con la salute, acciacchi eccetera, ma hanno anche un'esigenza fortissima di stare in relazione con qualcuno, di affidare non proprio solo il proprio corpo al momento in cui viene trasportato a fare visite o terapie, ma anche la propria storia. Hanno l'esigenza di raccontarsi e di sentirsi ascoltati. E questo capita anche a chi fa telefonia, che no? Quando la cosiddetta telefonia in uscita, che a volte serve, come è capitato nelle varie emergenze, caldo o freddo, che come le stagioni si susseguono, di telefonare a casa delle persone, la maggior parte delle quali, poi qualcuno, c'è sempre qualcuno che non accetta di buon grado, si irrita addirittura perché si sente invaso, ma nella stragrande maggioranza dei casi alle persone fa piacere ricevere una telefonata perché è un segnale di contatto, che può essere percorso in senso inverso. Quindi sia che sia un contatto fisico, diretto, sia che sia telefonico via cavo, è comunque una trama di relazioni che prima non c'era e che in assenza del volontariato non ci sarebbe. La stessa cosa, la stessa scena, se dovessimo usare un'immagine più teatrale o cinematografica o televisiva, è quella che accade ogni volta che mettiamo in piedi un'iniziativa di aggregazione, che sia la cena sociale, la tombola, la partita alle briscola o la gita, o quei corsi per l'università popolare. Noi sollecitiamo, aiutiamo, diamo un'opportunità alle persone di stare insieme. Sembra niente di che, ci costa fatica perché vengono sempre quelli, bisogna andare a prendere persone e tirarle fuori, cioè sembra che sia uno sforzo, e lo è. Un grande studioso americano della società contemporanea sostiene che al di là dei grandi valori della solidarietà, siamo in una età storica in cui le cosiddette grandi narrazioni, i grandi valori si sono un po' sfumati. E lui dice, è già un valore oggi, lui parla della società statunitense, ma non è così diverso da noi, è già un valore oggi sollecitare le persone a spegnere le televisioni e uscire di casa. Perché la cosa più semplice di questo mondo è stare sprofondati nel divano, ormai ci sono, non so quanti canali, cioè quelli gratuiti, parte il canone, insomma. Più di quelli a pagamento, c'erano un sacco di opportunità, per cui volendo il palinsesto, cioè quando ero piccolo io, a un certo punto, no? Non solo Carosello e poi si andava a dormire, ma a un certo punto c'era il monoscopio, insomma, finiva mezzanotte, sì, quelle parti lì non c'era proprio più nulla, quindi potevi anche stare davanti alla televisione, ma ero un po' idioti, insomma, vedere questa immagine fissa. Adesso in qualsiasi ora del giorno e della notte c'è qualcosa per cui uno volendo se ne sta chiuso in casa, viene appagato da qualsiasi tipo di programma. Allora, mettere in scena questo tipo di attività non è solo, qui apro un'altra finestra, un altro tipo di considerazione, quindi Hauser, questo tipo di lavoro, direi che il volontariato in generale, non solo Hauser, ma Hauser che combina questo tipo di lavoro con i criteri, i valori della solidarietà, della cittadinanza, della promozione dei diritti, per dirla con riferimento allo statuto, alla carta dei valori, agisce in questa direzione e, cosa che mi sembra importante, non lo fa solo attraverso i servizi convenzionati o riconosciuti dal comune, no? Quasi tutti i circoli svolgono trasporto sociale e quasi tutti, la stragrande maggioranza di questi circoli ha una convenzione col comune che riconosce le spese sostenute, insomma, poi con formule diverse, la proprietà del mezzo, a volte del circolo, a volte del comune, ma insomma c'è un riconoscimento reciproco. Quello che svolge Hauser però è qualcosa di più e di diverso dall'essere solo un appendice del comune. Qui sta un elemento cruciale che sta nella autonomia. È fondamentale che Hauser, questo l'abbiamo imparato, ce lo stiamo ribadendo in questo ciclo di incontri, che Hauser riesca a esistere anche come soggetto autonomo, non solo come erogatore di servizi, perché altrimenti sarebbe l'equivalente di una cooperativa a basso costo. Se fosse solo un servizio per conto del comune, saremmo tutti dipendenti di quel comune, e nel momento in cui dovessimo sganciarci o cambia l'amministrazione o cambiamo idea noi, decidiamo di agire in un altro modo, potrebbe crollare tutto quanto. Ma non è solo un problema di sopravvivenza, è un problema di necessaria autonomia rispetto all'ente locale. Collaborazione sì, distinzione di ruoli e assolutamente autonomia gestionale di risorse, di rapporto con i volontari. Altrimenti invece il pericolo è quello di diventare una mera appendice, e questo
farebbe male alla propria carta dei valori, perché non è detto che vengano condivisi. Ma l'autonomia necessaria, ripeto, nella collaborazione, nel riconoscimento reciproco, è fondamentale anche perché Hauser ha appunto una propria carta di principi e di valori, un proprio statuto, e nel momento in cui il comune, l'amministrazione comunale dovesse assumere delle scelte sulla mensa scolastica, sui servizi agli anziani o su qualsiasi altro argomento, e Hauser dovesse decidere, valutare che queste scelte non sono coerenti con il proprio statuto, deve avere la possibilità Hauser, e questo può farlo solo se autonoma, di poter criticare, intervenire, mobilitarsi, cioè di fare anche la propria parte, chiamiamolo di sindacato dei cittadini, insomma, o di tutela dei propri soci o dei cittadini di quel paese o di quel quartiere, cosa che diventa molto più complicata se io dipendo completamente dall'amministrazione comunale, no? Quello che gli esperti chiamano il ruolo di advocacy o di voice, cioè di dare voce ad alcune istanze che magari riteniamo non vengano rispettate, è possibile soprattutto se siamo autonomi e, ripeto, riconosciuti come collaboratori, ma con le proprie gambe, la propria testa e la propria capacità organizzativa. Se siamo in tutto e per tutto legati, mani, piedi e testa, cuore e cervello, l'amministrazione comunale diventa, la faccenda diventa molto pericolosa. E rischiamo di diventare, i circoli rischiano, i servizi che Hauser mette in campo rischiano di diventare semplicemente un altro tassello di quella che gli studiosi delle politiche pubbliche chiamano l'esternalizzazione dei servizi. Allora il comune invece di fare in proprio l'assistenza domiciliare piuttosto che i pasti o il trasporto o la distribuzione dei farmaci, li affida a un soggetto che costa poco e in questa maniera risparmia. Se è solo quello, noi abbiamo perso una, rischiamo di perdere una parte della nostra identità. Guarda, questa è una cosa che capita non solo ad Hauser ovviamente, ma c'entra con tutto il mondo del volontariato, perché il volontariato è soprattutto in Italia una risorsa enorme, importantissima, è insieme alla promozione sociale, il mondo della cooperazione è già, soprattutto con l'ultima ipotesi di riforma, è già un mondo un pochino a parte, ha più a che fare con l'impresa, deve far quadrare i bilanci, ha dei dipendenti. Il mondo del volontariato e della promozione sociale invece sono davvero una risorsa, e sono una risorsa tanto più quanto più mantengono e fanno manutenzione, come mi capita di dire di solito, dei rapporti con i propri soci, con i propri volontari, se tengono viva la relazione anche interna. C'è una necessità e un'altra, e questa è davvero squisitamente dentro l'organizzazione, che è quella di tenere insieme il gruppo. Gli inglesi lo chiamano team building, fare squadra, cioè di fare in modo che le persone si sentano di appartenere al circolo, all'associazione, e che partecipino sì perché condividono i valori, sì perché erogano servizi ad altri, quindi fare del bene fa star bene, mettiamola così, in uno slogan, ma nello stesso tempo l'altro tassello, la terza parte, la terza gamba di questo schema prevede il fatto che ci si possa anche trovare, ritrovare e costruire aggregazione anche interna, perché più forte il gruppo e più sarà facile trovare soluzioni ai problemi che ci sono, che adesso possiamo cominciare a discutere volentieri insieme, che sono quasi sempre il fatto che non c'è il ricambio alla presidenza, che non entrano, no? Dico delle cose, che non arrivano nuovi volontari, che con i giovani si fa fatica a dialogare, eccetera. Già questi tre potremmo lavorarci su parecchio. Ma anzi, ben volentieri, ci sono ipotesi di lavoro, qualcosa stiamo iniziando a fare. Allora, blocco dei servizi e servizi fatti alla comunità, relazioni intense con i nostri utenti, chiamiamoli utenti, con le persone a cui prestiamo questi servizi, ma molta attenzione, fortissima attenzione anche agli